Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie della giornata. Cronaca da Zanè, tamponamento in rotatoria, un'auto finisce ribaltata sul ciglio, ricoverata una donna. Nell'incidente di stamattina alle 8, zona industriale, sono state coinvolte due auto con 5 persone a bordo, unica ferita seriamente la conducente della vettura Citroën finita a bordo strada sulla fiancata del lato passeggero ed estratta dai vigili del fuoco. Si tratta di una cinquantenne di Sant'Orso ricoverata all'ospedale del suo paese. Vicenza, bici rubata, messa in vendita sul web. Il legittimo proprietario si presenta con la polizia. Sono due 17enni coetanei, protagonisti della vicenda resa nota dalla questura. Il ladro di bici aveva fatto sparire il mezzo dal cortile di una scuola superiore della città per poi metterla subito in vendita su una piattaforma web. Il derubato aveva tenuto d'occhio l'inserzione, agendo poi con il supporto degli agenti. Vicenza, incidente mortale in A4, un uomo travolto dai veicoli in transito, grave una donna. Lo schianto alle 22 di mercoledì, altezza Vicenza Ovest, direzione Venezia, quando un doblò è andato a sbattere contro il guardrail a bordo due giovani. Il ragazzo di 23 anni di Verona è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto travolto dai veicoli in transito. La ventenne è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata all'ospedale in codice rosso. Arzignano, inchiesta di presa diretta sull'impatto del sistema Concia, in furia la polemica, prese di posizione, ordini del giorno, polemiche dopo la messa in onda lunedì sera su Rai 3 nella trasmissione presa diretta di un approfondimento sulla situazione di un possibile inquinamento da FAS, non solo legato al distretto della Concia di Arzignano e alla capacità di intercettare gli agenti inquinanti da parte del depuratore gestito da Acque Chiampo. Scontro passa su un piano politico e istituzionale. Chiampo, pedalare fa bene alla salute e conviene. In 45 premiati per 8.000 km percorsi in bici. I primi 1.000 € in buoni spesa sono stati distribuiti nel corso di una cerimonia promossa da 5 comuni dell'Ovest Vicentino aderenti al progetto Bike to Work, rivolto ai lavoratori disposti a recarsi in bicicletta sul posto di lavoro. Coinvolti nell'iniziativa ecoambientale che mira alla salute e a diminuire l'inquinamento, anche CNA e 60 esercizi commerciali. Emergenza Squid Game, la serie Netflix cruenta che piace ai bambini ma è vietato ai minori di 14. Fenomeno molto preoccupante legato alla serie sudcoreana presente da un mese su Netflix, seguitissima anche nel Vicentino da bambini anche della scuola primaria, nonostante sia vietata ai minori di 14 anni perché è una serie molto cruenta. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, propone di spostare in avanti l'età a cui si dà in mano un device ai figli. Il problema è più vasto e richiede un'alleanza fra genitori. Tiene per il salotto tienese illuminazione più bella, efficiente e risparmiosa, al via i lavori. L'intervento per 88.000 € prevede la sostituzione dei 35 punti luce situati in via Trieste, corso Garibaldi. L'obiettivo, spiega l'assessore Zorzan, conseguire risparmio energetico, ottenere maggiore efficienza e comfort visivo e migliorare il contenimento dei costi di manutenzione. Pagina dell'Econazionale, Covid speranza, la sfida è ancora aperta. Oggi 3.794 i nuovi positivi, 36 decessi. Nel giorno in cui i medici britannici accusano il governo di comportamento volontariamente negligente di fronte alla pandemia e dopo che il ministro della Sanità Javid ha ammesso che si rischia di arrivare a 100.000 contagi al giorno, escludendo di passare al piano B, obbligo di mascherine, lavoro online, Green Pass, il ministro della Salute Speranza ha detto che la sfida contro il Covid è ancora aperta. Gaia e Camilla, travolte e uccise a Roma nel 2019, Pietro Genovese è libero. Era il 22 dicembre 2019, pochi giorni a Natale, pochi minuti dopo la mezzanotte, le vite di Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann vengono portate via da un SUV.
Palermo, il sindaco Orlando è indagato per falso nei bilanci comunali. Questa è l'accusa contestata al sindaco di Palermo e ad altre 23 persone, tra cui ex assessori dirigenti e capi area comunali. Sport Calcio Champions, Juventus a gonfie vele, Atalanta ribaltata da Ronaldo. Italiani a corrente alternata anche nel mercoledì di Champions League. Nell'ultimo turno dell'andata della fase a gironi, bene la Juventus che spugna San Pietroburgo. Male l'Atalanta che all'Old Trafford contro il Manchester United di Ronaldo passa dal 2-0 al 2-3 finale. Per il momento è tutto, a risentirci.